La hall del Jolly Hotel sta riempiendosi di invitati, sono tutti pronti a partecipare a questa serata molto importante. Lo Spezia Calcio ricordata in questo libro, come diceva il dottor Marro, e poi vedremo quello che succederà. Ed eccoci insieme ad Angelo Molinari, grande capostipite della pallanuoto. Grande A, una squadra che ha fatto sognare e continua, perché in A2 la sua squadra continua a dare i suoi esiti positivi. Angelo, un po' la serata di questa sera, questo Panathlon che rinnova un po' tutti questi sport e questi grandi atleti, e nel solito tempo come va anche il nuoto, il pallanuoto in generale. Ma tanto parliamo di pallanuoto femminile. Certo. Non voglio meriti che non ho, insomma, sulla pallanuoto maschile non ho meriti, anche se c'è una grande tradizione, l'Ericina anche al maschile. Femminile c'è stato un momento di grandezza assoluta, la pallanuoto forse a Spezia si è saputo anche poco. La pallanuoto femminile all'Erici era la pallanuoto ai massimi livelli mondiali. L'Italia era campione del mondo, campione olimpica, il campionato italiano era il più grande campionato al mondo e qua giocavano le più grandi giocatrici del mondo. Che li sentiamo nominare ancora adesso? Ancora adesso, molte di loro sono ancora in nazionale, comunque sulla breccia. Effettivamente fu un periodo d'oro, una fatica immensa da parte mia, e comunque insomma con grande sacrificio eravamo arrivati a sfiorare lo scudetto, eravamo tra le squadre che facevano i playoff scudetto, e poi insomma quel periodo è finito a quei livelli, chissà mai, io mi auguro che possa anche tornare, ma qualcun altro deve prendere testimone da me, perché io insomma ormai dopo tanti anni di sport in generale, di pallanuoto in particolare, è giusto che qualcuno mi dia il cambio. Io adesso cerco di dare ancora le mie attenzioni e il mio impegno per la femminile, sempre, che fa ancora la 2, quindi un campionato comunque di pallanuoto alta, però insomma sarebbe l'ora che qualcuno mi desse il cambio. Per quello che riguarda il Panathlon, sapete tutti, è un club internazionale, che rappresenta tutti gli sport, che ha come finalità la valorizzazione dell'aspetto etico dello sport. Ovviamente l'etica passa anche attraverso l'agonismo, perché no? E allora ecco serate come stasera, nel quale si va in questo caso specifico a festeggiare con un po' di ritardo, ma il triplete famoso dello Spezia Calcio, che ha riportato lo Spezia in Serie B, quindi con ospiti di spessore di questa squadra che fa un campionato di Serie B, quindi un campionato molto importante, anche con ambizioni, piedi per terra, ma con ambizioni anche giustificate, insomma. Per cui questa sera è la volta del calcio, a volte trattiamo più problematiche di livello locale, a volte di livello del fair play, e comunque a volte degli sport più diversi, anche quelli molto meno conosciuti rispetto al calcio, ma è giusto parlare anche di quelli e di chi per quegli sport, ingiustamente a volte definiti minori, fa dei grandi sacrifici senza che nessuno lo sappia. Beh, certo, sicuramente la vita di Angelo Molinari è stata densa di queste attenzioni, specialmente agli sportivi, perché seguendovi abbiamo avuto occasione di vedere quello che realmente accadeva. E oggi Angelo Molinari cerca il testimone. Sicuramente il testimone lo troverà, ma Angelo Molinari rimane sempre un capostipite di questa. Forse io penso che ci vuole un buon collaboratore, ma Angelo Molinari dovrebbe sempre stare all'attenzione di una certa schiera, specialmente del nuoto femminile. Ma io ovviamente posso cercare di dare una mano a chi avesse la volontà di farsi avanti per trainare certi sport, però insomma posso rimanere sino a un certo punto, mi auguro
di rimanere a lungo, ma deve anche piacere al Padre Eterno che io rimanga su questa terra. E per quello che riguarda lo sport, insomma, non è che devo arrivare per forza a esserci, anche se mi auguro, perché vuol dire tutto positivo, di essere dentro lo sport sin quando sarà possibile, per la salute, per l'età, per quello che è, però in maniera magari un po' meno impegnativa, insomma, anche perché io poi non mi occupo solo di nuoto a suo tempo, pallanuoto dopo, calcio, ciclismo, addirittura io sponsorizzo una pattinatrice su ghiaccio, questo forse lo sapranno in pochissimi, ma cerco di dare una mano a un atleta che peraltro è nelle prime al mondo, campionessa d'Italia, che se la merita perché deve essere supportata. E vabbè, mi impegno anche su quello, non so cos'altro devo fare, poi vado ancora a lavorare, 10 ore al giorno, quindi e lavorare in un momento duro del nostro tipo di lavoro, duro per tanti settori, intendiamoci, non siamo gli unici a piangere, ma insomma, noi in commercio, e quindi dai, un attimo di respiro. Bene, con questo, ultima domanda per andare a finire insieme agli altri commensali questa serata così importante. Un futuro per questo sport, come lo vedi? Per lo sport in generale? E vedi, per esempio, la pallanuoto in questo caso deve essere di lezione, perché la pallanuoto, come tanti altri sport, in questi anni di crisi non gode più di quel minimo di supporto economico che ha avuto in certi anni, che peraltro io andavo a cercare in tutti i modi, ma insomma me lo davano anche. Adesso è difficilissimo, c'è la crisi per tutto. Il calcio vive in un mondo a sé, non si è ancora reso conto che intorno al calcio c'è un altro tipo di mondo in sofferenza, per cui bisognerà sempre di più ricorrere ai vivai di casa, a curare, a coltivare e allevare giovani atleti in tutti gli sport, ricorrendo sempre meno a quello che è l'esterno, che costa. Per cui credo che il futuro dello sport sia fatto in casa, ma per fare anche grandi risultati, non dico mica che fatto in casa voglia dire allora giocarsela così tra cortili, ma i grandi risultati fondamentalmente con atleti di casa, non è facile, ma insomma il più possibile con atleti di casa. Ringraziamo Angelo Molinari, grazie di questo contributo e buon appetito. Grazie. E buona festa per il Panatron. Grazie, saluti a tutti. Buon fine serata ormai. Almeno domani martedì, purtroppo all'Arculino tocca ancora lavorare. E grazie ancora di tutto e buonanotte.